L'inflazione aumenta, gli stipendi rimangono sempre uguali e quindi è un problema, cioè non lo vogliono proprio rinnovare e quindi è un problema. È per questo che facciamo questa cosa qua davanti alla prefettura e vediamo se riusciamo a risolvere qualcosa. Hanno incrociato le braccia per protestare per le condizioni di lavoro lavoratrici e lavoratori del settore ristorazioni di Arezzo. I lavoratori fanno parte del settore turismo. Nel contratto dei pubblici esercizi, che è scaduto nel 2021, quindi siamo già a 3 anni dalla scadenza, la trattativa è in corso, è uno stato avanzato, è quasi in chiusura, se non che le associazioni datoriali che rappresentano grandi multinazionali della ristorazione collettiva e quindi di mense ospedaliere, mense aziendali e mense scolastiche hanno deciso di diffidare le organizzazioni sindacali dal proseguire questa trattativa. Che cosa significa per i lavoratori? Potrebbe succedere che domattina il contratto dei pubblici esercizi si conclude, per cui il bar sotto casa potrebbe avere un nuovo contratto nazionale con una nuova parte normativa e anche una parte economica. Per gli altri lavoratori del comparto del turismo, della ristorazione collettiva, questo potrebbe non succedere. Difficoltà che sono state rappresentate anche alla prefetta di Arezzo, Maddalena De Luca. Siamo qui per dare dignità a queste lavoratrici, a questi lavoratori, come se per le associazioni datoriali l'impennata dell'inflazione non avesse intaccato le tasche di questi lavoratori. In provincia di Arezzo sono coinvolte le lavoratrici e i lavoratori di Elior per le mense scolastiche, Sodexo per la mensa di Prade e Dusmas per quella invece ospedaliera. Si tratta in tutto di 300 addetti che operano nel settore pubblico e in quello privato. Dove abbiamo chiesto di non fare più flessibilità, di non dare disponibilità e comunque di andare ai servizi essenziali, perché come sapete comunque i servizi essenziali vanno rispettati, però loro con questo sacrificio tutti i giorni che fanno vanno a ledere una parte di quello che in questo contratto è veramente una tutela del diritto, non solo economico ma anche rispetto comunque a un welfare che per noi è fondamentale.